Diversamente Natale, un Natale certamente diverso a causa di questa maledetta pandemia, ma anche un momento per stringersi insieme e cercare di superare il momento con uno spirito di speranza innanzitutto. Questo è il messaggio che deve passare per queste festività. Siamo con Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Paolillo, il messaggio che vuole lanciare ai suoi iscritti, agli iscritti di Confartigianato e a tutta la città? Quello che ci accingiamo a lasciarci alle spalle è stato un anno, è un anno incredibilmente pazzesco, pauroso, buio, una situazione mai vista. Io brevemente posso ricordare, insomma, quei mesi della primavera scorsa vissuti a rispondere al telefono dalla mattina alla sera a imprenditori, artigiani spaventati, sconfortati. Abbiamo cercato di fare quello che potevamo fare e ci siamo riusciti. Ricordo sempre il volto smarrito e anche impaurito di tutti noi, dei nostri colleghi. Ci siamo messi la testa, cioè, ci siamo messi, come dici, di buon, e abbiamo cercato di fare il meglio che si poteva. Avete fatto di necessità virtù, è il caso di dire. E c'è stato un momento in cui le associazioni, almeno parlo per la mia, era l'unico forse numero reperibile che poteva darti qualche risposta. E andiamo incontro al nuovo anno. Il nuovo anno deve essere per forza di cose migliore del precedente. Abbiamo già toccato il fondo, non si può andare al di sotto del fondo. Adesso noi non sappiamo se il peggio ce l'abbiamo davanti o lo abbiamo lasciato alle spalle. Comunque sia, abbiamo comunque acquisito responsabilità, abbiamo acquisito esperienza, quindi si può gestire meglio la situazione. Si può e si deve gestire meglio. Questo però ovviamente va fatto con la collaborazione e la responsabilità di tutti. Un appello anche a essere uniti con le istituzioni. Assolutamente. Non si può andare disuniti nel momento in cui le istituzioni poi devono decidere cose importanti, sia dal punto di vista dei ristori, ma soprattutto dal punto di vista, no, della tua attività. Noi stiamo vedendo con assoluto sconcerto il fatto che si cambia idea ogni 6 ore, che abbiamo visto di tutto. I colori dell'arcobaleno, gialli, arancioni, rossi, non si capisce più nulla. Ovviamente nessuno aveva la palla magica e nessuno poteva prevedere, però possiamo dire che gli artigiani, i piccoli imprenditori sono quelli che poi sono rimasti aperti. Quelli che sono stati chiusi poi hanno riaperto e sono quelli che poi ci hanno fatto mangiare, sono quelli che ci hanno riparato la macchina, quelli che ci hanno riparato la caldaia, cioè nei momenti più drammatici. Gli artigiani c'erano e ci sono e ci saranno. Gli artigiani c'erano, mentre molti di noi eravamo prudentemente chiusi in casa, loro c'erano e hanno lavorato. Ecco, questo, per questo gli va dato un grazie. Molto umilmente, modestamente, lo facciamo noi come Confartigianato, lo fa il nostro presidente Domenico D'Amico, lo fanno, insomma, i nostri rappresentanti, però il grazie gli è dato dalla nazione, dai nostri rappresentanti politici. Ancora io questo aspetto non l'ho constatato ed è importante che ci sia, perché anche una pacca sulla spalla a volte è importante per continuare a vivere. E guardate che tranne alcune realtà è stato pesante ed è tuttora pesante portare avanti un'impresa oggi. Ora è il momento di staccare la spina per qualche giorno, vediamo un po' questi 2 o 3 giorni di Natale, riflettendo, stando in famiglia, e per questo a nome del presidente D'Amico, di Confartigianato, di tutta la dirigenza personale, di tutti i collaboratori, auguriamo a tutti gli artigiani, tutti dalla cittadinanza, a tutti gli imprenditori un sereno Natale e soprattutto un grandissimo anno 2021 che ci faccia dimenticare almeno in parte la sventura dell'anno in corso.